bilancio tua 2019 col segno più, che ha fatto registrare un utile di circa 90.000 euro e un valore della produzione di oltre 124 milioni, nonostante un'ulteriore significativa riduzione della contribuzione pubblica di 2.700.000 euro rispetto all'anno precedente. Dal 2015 è stata registrata una riduzione della contribuzione di circa 14 milioni di euro l'anno. La presentazione del bilancio è avvenuta in occasione della convention annuale aziendale che si è svolta a Roseto degli Abruzzi, che ha visto la partecipazione tra gli altri del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis, dell'assessore regionale al lavoro Piero Fioretti. Tra i vari numeri del bilancio d'esercizio 2019 alcuni risultano particolarmente importanti: l'ulteriore abbattimento dei costi rispetto all'anno precedente, ben 3.600.000 euro, ma anche la riduzione dei costi per il personale, pari a 3.300.000 euro, legata in modo particolare a un processo di ottimizzazione complessivo dell'azienda. Progetti strategici che dunque hanno colto nel segno, anche se l'emergenza sanitaria e le ovvie conseguenze sul mondo dei trasporti ora impongono ulteriori correttivi e ulteriori strategie. Il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante. Il bilancio del primo anno, facciamo riferimento al 2019, lo stiamo presentando a metà dell'anno 2020 come previsto per legge, visto che l'approvazione deve essere fatta entro il 30 giugno. È un bilancio nel quale noi avevamo fatto delle previsioni strategiche, avevamo cominciato a rammendare una serie di situazioni che naturalmente avevano bisogno di una qualche puntuale rivisitazione. Ci troviamo oggi viceversa con una realtà complessiva che fa riferimento al 2020, che a questo punto fa sì che debbano essere ridiscusse tutte quante quelle che erano le indicazioni e comunque le strategie ipotizzate nell'ambito 2019. Ci troviamo in un altro mondo, con altre problematiche, con tutta quanto una serie di indicatori che ci dicono che dobbiamo evidentemente cambiare strategia. Deve essere una strategia non solo aziendale, ma capace di misurarsi col territorio, con le istituzioni, sia scolastiche che politiche, e naturalmente solo grazie alla sinergia, una messa in rete di risposte concordate, riusciremo ad evitare le problematiche che per settembre tutti si aspettano. Altri numeri del bilancio TUA: l'azienda unica della regione Abruzzo ha assicurato nel 2019 32 milioni e mezzo di chilometri, di cui 31 su gomma, circa 1 milione su ferro, sia sull'infrastruttura nazionale che sulla rete interna. I servizi su gomma e su ferro sono stati assicurati da un parco di 878 autobus e 11 treni. Il 2019 ha visto un rinnovamento significativo del parco mezzi aziendali. Sono stati infatti introdotti nella flotta di TUA 56 nuovi bus. Ancora i numeri del personale: 1.426 dipendenti, di cui 1.152 che operano nel ramo gomma, 144 in quello ferroviario, 130 gli amministrativi. Una solidità occupazionale ad oltre 1.400 addetti che TUA garantisce. Sono escluse per adesso nuove assunzioni. Il direttore generale Maximilian Di Pasquale. Le unità di lavoratori impiegate sono chiaramente diminuite, perché si passa da 1.600 unità a poco più di 1.400, di cui una parte però impiegata in Sanguitana S.p.A. Le retribuzioni medie, dati di bilancio che potete vedere, non sono diminuite. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo agito sull'organizzazione del lavoro, tentando, con limiti che tutti quanti abbiamo, ma con miglioramenti oggettivi, di migliorarla e di renderla più performante, cosa che abbiamo fatto anche nel 2020 e che continueremo a fare sempre. Dov'è che si è agito? Si è agito sull'organizzazione dei fattori della produzione e sulle modalità in cui alcune attività vengono realizzate o non vengono realizzate, perché magari una corsa ritenuta marginale viene data in subaffidamento, il che vuol dire che non c'è alcun peggioramento dell'utenza. Se però su quella residenza di lavoro c'era del personale impiegato,
che magari è andato in pensione, quel personale non è stato sostituito ma è stata data in subconcessione. Questo ha di fatto agito non tanto sul personale esistente, che ripeto non è stato pregiudicato da un punto di vista economico, ma ha agito sul personale eventualmente da assumere. Quindi noi, come gesto di responsabilità, abbiamo al momento stoppato eventuali nuove assunzioni. Non è che abbiamo pregiudicato le assunzioni, e vi assicuro che atto di coraggio degli amministratori, perché per un amministratore è molto più bello e più semplice bandire un concorso piuttosto che decidere di non bandire. Tua, che adesso si trova a fronteggiare uno scenario del tutto nuovo e ancora imprevedibile, caratterizzato dall'emergenza Covid, che ha imposto un ripensamento repentino e nuovo nel concepire il trasporto pubblico locale. Tua sta mettendo in atto una serie di provvedimenti legati alla riapertura delle scuole, nelle quali sarà determinante la concertazione con tutti gli attori coinvolti, in primis da parte della Regione Abruzzo, degli enti locali e delle istituzioni. Il governatore Marco Marsilio. Un bilancio inutile, 90.000 euro di utile, nonostante 2 milioni e mezzo nell'ultimo anno di contributi statali in meno, e complessivamente negli ultimi anni 14 milioni di taglio. Penso che il problema vero che dobbiamo affrontare è quello di chiedere e pretendere dal Ministero dei Trasporti, dal Governo, un'inversione di tendenza. Non è più sufficiente reclamare di non fare ulteriori tagli rispetto al passato, è tempo invece di tornare a investire e tornare a rifinanziare il fondo per il trasporto pubblico, perché l'emergenza Covid costringe ad affrontare maggiori spese e produce minori entrate, quindi questo inevitabilmente nella prossima annualità, nella prossima stagione, renderà molto molto difficile tenere i bilanci in equilibrio se non c'è, appunto, come ripeto, un'inversione di tendenza nella contribuzione pubblica. Come si affronterà il nodo problematico dell'imminente riapertura degli istituti scolastici? Stiamo tentando, ma è molto difficile, lo dico con sano realismo, non dico con rassegnazione ma con un certo realismo, di ottenere dagli istituti scolastici una diversa organizzazione degli orari che possa consentire di spalmare, diciamo, gli ingressi nelle scuole e quindi di evitare che nell'ora di punta tutti insieme vanno tutti a scuola, tutti al lavoro, e quindi questo inevitabilmente mette in difficoltà aziende che non possono più caricare sui pullman il 100% dei passeggeri, che dovranno, per offrire lo stesso servizio, aumentare il numero dei pullman in servizio nella stessa ora. Non è sempre facile questo, perché i pullman non si comprano e non si realizzano in una giornata. La Regione sta facendo, diciamo, il suo lavoro anche per estendere al comparto del trasporto privato le collaborazioni, le sinergie, le concessioni per poter potenziare il trasporto pubblico, però ripeto, quello che serve è soprattutto che da parte del Governo ci venga assicurata la copertura delle spese aggiuntive che abbiamo già sostenuto e che al momento ancora non sono state assicurate, ancora non sono state coperte.